Monsignor Franco Buzzi, siamo qui ad Augsburg, nella chiesa di Sant'Ulrich e Afra, dopo una settimana di viaggio con l'Azione Cattolica Ambrosiana qui in Germania sulle orme di Lutero. A lei, che è esperto della figura di Lutero e poi della teologia protestante, chiediamo di aiutarci a fare una sintesi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, in particolare dei tre incontri che abbiamo avuto con le comunità, sia luterane che cattoliche. Sì, cara Presidente, abbiamo fatto un bel viaggio insieme in Germania, su questi posti forse non del tutto noti, per alcuni veramente lontani, ecco, addirittura nell'immaginazione. Sono però posti significativi per una conoscenza più dal vivo della realtà del luteranesimo nel mondo. Erfurt è il luogo in cui Lutero si è formato come teologo, è vero, a partire dal 1505, e qui abbiamo incontrato nell'Augustinerkloster, il suo chiostro, degli agostiniani eremitani, i cosiddetti monaci neri, a motivo dell'abito completamente nero che portavano. Abbiamo incontrato la pastora, la dottoressa Irene Mildenberger, che è stata veramente gentile e ospitalissima, facendoci intuire che la sua presenza lì significa un'apertura universale, un'attenzione all'uomo indiscriminata. Lì vengono accolte tutte le persone purché abbiano il sentore di un mondo spirituale che vale la pena di indagare e di approfondire. Quindi non si fa differenza tra confessione evangelica o cristiana, come non si fa neppure differenza per quello stato di ateismo pratico, concreto, dal quale le popolazioni locali provengono dopo 50 anni di dominazione della Russia, insomma, dell'ideologia sovietica. La sua presenza ci ha anche detto una cosa importante: si può essere pastori del nostro prossimo, non semplicemente a partire da una circoscrizione territoriale, vedi il modello della nostra parrocchia tridentina, ma ad personam, per così dire. Si può avere una preoccupazione pastorale, evangelica, missionaria, non legata a uno spazio, ma in concreto alle persone che si incontrano e così come si incontrano. Si tratta di prenderle là dove sono, di accompagnarle, di farle crescere, di renderle sensibili a un dono che non è tanto il nostro, quanto è piuttosto il dono di Dio, che ha sempre la precedenza su tutto, e sicché si crea una docilità tanto in chi ascolta quanto in chi annuncia, perché si tratta di essere tutti attenti allo Spirito del Signore. Questo è stato il primo incontro, molto, secondo me, molto bello, indimenticabile. L'altro è più di tipo istituzionale, diciamo, nella sede ufficiale di Wittenberg, dove c'è una circoscrizione territoriale evangelico-luterana e comunque in generale evangelica, perché raccoglie anche i riformati. Abbiamo incontrato il soprintendente Christian Boichel. Boichel si è presentato come un uomo molto capace, responsabile, attento a tutta l'evoluzione storica che nell'ultimo ventennio, trentennio, ha caratterizzato la situazione locale. E quindi ha fatto delle differenze tra il prima e il poi, prima della svolta, per così dire, cioè prima che cadesse il muro di Berlino, e dopo la caduta del muro. E ha detto che è risultato un fatto importante la presenza prima della caduta del muro a Wittenberg, come anche a Leipzig, in tutta la zona, la presenza massiccia della gente in chiesa è stata notata, perché la gente, a partire dalle loro convinzioni più o meno atee o più o meno evangeliche, cercavano nell'istituzione chiesa un luogo in cui la loro richiesta di libertà e di dignità umana potesse essere rappresentato e presentato alle autorità. Abbiamo visto tra l'altro anche la Nikolai Kirche ieri a Leipzig, ha lo stesso significato. Proprio lì si sono raccolte le persone che, con una dimostrazione pacifica durata per 6 mesi consecutivi in maniera profondamente intensa, hanno poi costretto il regime a rivedere le proprie posizioni.
Ecco, da Boichel abbiamo appreso che loro sul territorio attorno a Wittenberg, circa 200 parrocchie di questa circoscrizione, hanno una presenza locale per un 15% della popolazione, sono battezzati il 15% della popolazione. A questo 15% va aggiunto un 2% di cristiani cattolici. Dunque, in Wittenberg la Chiesa cattolica è assoluta minoranza, come del resto però anche la Chiesa evangelica è assoluta minoranza rispetto alla stragrande maggioranza, che è costituita da persone che provengono dall'ateismo e che ancora non si sono orientate. Da qui la necessità di un'azione comune di tipo missionario ed evangelico, si tratta di evangelizzare. Abbiamo chiesto se esistono buone relazioni, certo esistono buone relazioni, ma non pare possano raggiungere quella massa critica, perché la presenza del cattolicesimo lì è così esigua da poter fare un'azione congiunta significativa. C'è intesa, ma la congiunzione a questo punto non è che possa portare dei grandissimi risultati. Poi abbiamo incontrato il pastore, il parroco, in questo caso il parroco cattolico, Marcus Lorek, un giovane parroco affascinante, pieno di energia, di vita, all'interno di questa comunità cattolica antica, perché le origini risalgono nell'Ottocento, la prima parrocchia cattolica in senso però contrapositivo fu istituita a Wittenberg nell'Ottocento, adesso questa contrapposizione confessionale anche lì non esiste più. Quello che possono fare insieme, tutto ciò che possono fare insieme, lo fanno insieme, nello spirito dell'ecumenismo. Abbiamo trovato in questa comunità l'energia dei giovani, delle giovani famiglie. Abbiamo incontrato Elena Bianchi, è una signora italiana che conosce ovviamente molto bene il tedesco, che ha sposato un marito tedesco, che si è convertito al cattolicesimo, hanno due bambini, stanno in questa parrocchia come una forza giovane che può anche attrarre altre iniziative e altra gente. Abbiamo avuto l'esperienza di una fraternità che travalica le lingue, le culture, i periodi della storia. La Chiesa in fondo rimane sempre se stessa, certo, però in questo caso, in questo momento, è una Chiesa molto più attenta alla ricerca di un'unione, di un'intesa, piuttosto che alla contrapposizione violenta, come fu nel secolo XVI proprio a Wittenberg. In generale, Don Franco, possiamo chiederle, dopo una settimana così intensa, quali indicazioni possiamo ricavarne per l'associazione, per ciascuno di noi? Sono tante le indicazioni che potrebbero venire da un incontro come questo. Innanzitutto siamo stati costretti a rivederci su alcuni pericoli che ci riguardano da vicino. Potremmo dire la nostra presunzione di essere il meglio, la nostra presunzione di essere già a posto e quindi la tentazione di avere uno sguardo così di condiscendenza nei confronti degli altri, ma di non assumere, ecco, la base di un approccio che ci mette in discussione insieme per imparare reciprocamente aspetti che magari in qualche altra confessione religiosa sono più sottolineati. Quindi noi cattolici talvolta possiamo peccare di presunzione nei confronti degli altri quando li accostiamo, e abbiamo visto che non è il caso, insomma, anche gli altri hanno tanto da insegnarci. E oltre alla presunzione possiamo mettere in discussione anche il nostro atteggiamento tipico, che ci porta a valorizzare a tal punto l'importanza dell'uomo, del soggetto, della sua risposta, della sua iniziativa alla grazia, da dimenticare che il primato è della grazia. E parlavamo di pelagianesimo, ecco, e quindi questa ideologia, questa dottrina che non è cristiana, che fu condannata ai tempi di Sant'Agostino, che privilegia a tal punto le iniziative dell'uomo da perdere di vista il primato di Gesù Cristo e della sua grazia. E allora ecco le cose da fare, certamente un recupero del primato di Cristo nella nostra vita e della grazia di Dio. E come dire, il posto di Gesù Cristo non è diventato ancora libero, e non c'è ancora la necessità, e non ci sarà mai,
di sostituire Cristo all'interno della nostra comunità. Non è possibile. Il Salvatore per noi tutti è uno solo. Anche se la struttura della Chiesa è diversa nel mondo cattolico piuttosto che in quello protestante, la diversità non si spinge fino al punto che una confessione possa ritenere superflua la presenza di Cristo o sostituita dalla mediazione della Chiesa la presenza di Cristo. Quindi la mediazione della Chiesa va sempre intesa in maniera tale da metterla in atto come servizio perché possa costantemente indicare il primato di Cristo insostituibile. È Lui che va indicato, no? Non siamo noi. La Chiesa non predica se stessa, la comunità cristiana non celebra se stessa, celebra Cristo, celebra il suo capo e in comunione con Lui si allarga nella prospettiva del disegno universale di Dio a raggiungere tutto il mondo. Ecco, questa è un po' la cosa che dobbiamo veramente tenere presente. E poi, ecco, potremmo dire cosa possiamo fare insieme nel 2017. Raccolgo qui un suggerimento di Casper in quel libretto che ho presentato, anche se a grandissime linee, nelle sue parti più importanti, cioè Martin Lutero in una prospettiva ecumenica. In questo libro Casper dice chiaramente che il 2017 dovrebbe portarci a vivere il rapporto con i nostri fratelli di altre confessioni in maniera non confessionale, non contrappositiva. Non significa perdere la propria identità, ma significa non vivere la relazione in termini di contrapposizione confessionale. Cioè, questo può accadere nel momento in cui insieme noi guardiamo a Cristo e facciamo una festa per Cristo. Possiamo fare questa festa nel 2017 in tanti punti della terra, in tanti luoghi dell'Europa, innanzitutto nel nostro cuore. Possiamo celebrare questa unione dei fratelli nostri in Cristo nel momento in cui anche la nostra vita si orienta sempre di più al primato di Gesù. Grazie. Grazie.